Ben ritrovati, buonasera. Solito e tradizionale appuntamento con 100 Sport Magazine, la nostra trasmissione regionale dedicata al calcio, allo sport in generale, in un momento sicuramente particolare per l'emergenza Covid, ma una buona notizia sicuramente è il rientro, il ritorno in campo in Serie D. Si è celebrata la settima giornata domenica scorsa, una giornata tra l'altro molto interessante nel girone H, ricca di gol e anche con qualche sorpresa. Nel corso di questa trasmissione, ve lo anticipo subito, avremo modo di ospitare addetti ai lavori, allenatori, dirigenti, giornalisti per analizzare quello che è accaduto domenica scorsa in Serie D, poi anche in Serie C. Ci sarà un focus particolare più tardi sul Taranto perché, come sapete, è inagibile lo Iacovone in vista del match di domenica prossima che quasi certamente si giocherà in campo neutro. Insomma, ci sono tantissimi argomenti sul nostro tavolo di discussione, parte tecnica curata da Roberto Ingenito con la supervisione del nostro direttore artistico Giorgio Trani. Saluto subito i nostri primi ospiti, è un parterre importante, ben ritrovato a mister Massimo Costantino, nostro ospite, ben ritrovato mister, grazie per aver accolto il nostro invito. Buonasera, buonasera a tutti. Allenatore di lungo corso, ex tecnico tra le altre della Vibonese, col quale abbiamo avuto modo tra l'altro più volte di analizzare questo campionato, questi campionati così anomali. Benvenuto nel nostro programma anche a Filippo Stolfi, team manager del Bitonto. Direttore, grazie per aver accolto il nostro invito, buonasera. Buonasera a voi. E ben ritrovato anche a Domenico Roma, direttore sportivo del Lavello. Buonasera direttore, grazie per aver accolto il nostro invito. Lavello che è sicuramente al pari del Bitonto, una delle compagini che vuole essere protagonista di questo torneo. E allora io direi buonasera subito a voi, di iniziare a commentare questa giornata. Intanto si è tornati in campo. Io inizierei dal direttore Roma, che tra l'altro penso abbia messo a durissima prova le sue coronarie dopo la partita di Sorrento. Direttore, intanto come è stato questo periodo di inattività e cosa resta di questo momento così delicato nella speranza che adesso si possa andare avanti fino alla fine? Grazie prima di tutto per l'invito, buonasera a voi. Prima di analizzare tutto volevo fare solo un piccolo appunto, volevo essere vicino al nostro presidente che stanotte è venuta a mancare la mamma, quindi tutta la società esprime il cordoglio per questa mancanza. Detto questo, sì, le coronarie hanno dovuto subire un grosso sussulto, ma è stata una partita veramente al cardiopalma, giocata in maniera maschia e sicuramente in maniera consapevole. Il risultato in realtà è anche bugiardo per quello che si è visto in campo e per quello che abbiamo dimostrato. Una prima frazione di gioco assolutamente importante, non abbiamo concesso nulla se non questo calcio d'angolo al 45esimo, dove poi abbiamo subito la rete. Secondo tempo siamo entrati chissà forse timorosi e abbiamo subito due gol quasi fotocopia, però poi la reazione è stata importante, è stata una reazione da squadra vera, da squadra che sa quello che vuole e sa quello che deve fare per poterlo ottenere. Allora direttore, tra poco avremo modo di vedere anche gli highlights di questa partita pazzesca che si è giocata domenica scorsa. Molti parlano di un campionato addirittura falsato, di certo è un campionato condizionato. Qual è il suo parere? Sì, come dicevi tu, è un campionato particolare, falsato, non so, condizionato possibile, anche per il lavoro che si va a fare durante la settimana. Noi abbiamo praticamente lavorato per un mese senza poter giocare, tranne il recupero col Cerignola, e quindi avevamo paura di quello che potesse essere il ritorno in campo. Così non è stato, perché il nostro mister insieme al suo staff ha lavorato veramente egregiamente per poter rimettere in campo una formazione che stava veramente bene, sia sotto l'aspetto meramente atletico che quello psicologico, perché anche quello va affrontato quotidianamente.
Allora, partita tra l'altro molto interessante anche quella tra il Bitonto e il Portici, con il Bitonto che anche qui l'ha ribaltata dopo non poche paure, evidentemente. Quanto può aver influito, chiedo a Filippo Stolfi, team manager del Bitonto, questo periodo di inattività in questo andamento delle gare che è stato sicuramente al Cardiopalma domenica scorsa? Ma guardi, in realtà hanno concesso per via del coronavirus, per noi diciamo che tra virgolette è stata un toccasana perché ormai tutti conoscono la nostra storia e le nostre vicissitudini per quanto riguarda la promozione in Serie C mancata. Per cui abbiamo utilizzato questo periodo di sosta per fare la preparazione che avremmo dovuto fare e che tutte le altre squadre hanno fatto subito dopo l'estate. E quindi, avendo questo periodo di stop, tutti i ragazzi e tutto lo staff è riuscito a mettere su un bel po' di benzina nelle gambe dei giocatori. Infatti, domenica si è vista la differenza tra l'ultima partita giocata a Francavilla e quella che abbiamo fatto domenica scorsa, che alla fine, tranne quel calcio d'angolo su cui abbiamo subito quella rete fortuita, non ci hanno mai impensierito, non hanno mai tirato in porta. Per cui diciamo che tutto sommato non tutti i mali vengono per nuocere, almeno per quello che ci riguarda. Congelato anche mister Costantino che poi deve farci il punto rispetto a questo campionato che sta mostrando comunque un grandissimo equilibrio. Iniziamo con i servizi. Allora, cominciamo proprio con Sorrento Lavello per vedere questa rimonta del Lavello che ha pescato 3 punti pesantissimi sul campo della capolista. Gol e tanto spettacolo nel big match dello Stadio Italia a vincere. Alla fine il Lavello con il punteggio di 4-3 su un Maidomo Sorrento che incassa la prima sconfitta stagionale dopo una sfida tiratissima e ricca di ribaltoni. Primo tempo al Cardiopalma in terra campana, la squadra di Karel Zeman impone il proprio gioco e costringe il Sorrento a rinchiudersi nella propria area di rigore. Il primo squillo di Marca Lucana arriva al quindicesimo con il colpo di testa di Burzio. Scarano gli dice di no e poi salva sulla ribattuta di Liurni. Al 31esimo arriva il vantaggio ospite. Burzio penetra dalla destra e calcia, tiro deviato che sfugge dalle mani di Scarano per una clamorosa autorete. Passano appena 3 minuti e arriva anche il raddoppio dei gialloverdi. Nuovo pasticcio della difesa sorrentina e sfera sui piedi di Burzio che salta un avversario e insacca lo 0-2. La reazione del Sorrento arriva nel finale della prima frazione. Al 43esimo, traversone dalla sinistra di Liccardi, due attaccanti di casa cadono in aria e la sfera termina sui piedi di Camarà che non inquadra lo specchio della porta da ottima posizione. A 60 secondi dall'intervallo, però ci pensa a mezza via sugli sviluppi di un corner a riaprire la gara e a firmare l'1-2. Nella ripresa i ritmi restano altissimi e il Sorrento parte con maggiore aggressività. Dopo appena 1 minuto il colpo di testa del neo entrato Kunsi termina sull'esterno della rete. Dall'altro lato Longo, servito da Burzio, manda di poco a lato. Al 49esimo Garcia atterra in area Kunsi e il direttore di gara concede il penalty ai padroni di casa. Dagli 11 metri lo stesso Kunsi si fa ipnotizzare da Franetovic. Al 55esimo arriva comunque il pari dei campani. Lancio di Cavace dalle retrovie e fuga di Liccardi che tutto solo davanti a Franetovic non sbaglia e realizza il 2-2. Il match non conosce un attimo di tregua. Rete annullata a Kunsi per sospetto fuori gioco al 58esimo e poi la compagine di Mister Fusco riesce a ribaltare il risultato al 61esimo con la conclusione ad incrociare di Liccardi che non lascia scampo all'estremo lucano. Gara finita? Assolutamente no, perché il Lavello ha la forza di reagire e 7 minuti più tardi impatta nuovamente la sfida. Cross dalla destra di Vito Francesco e conclusione al volo di Giunta che insacca Scarano per l'incredibile 3-3. Il Lavello nel quarto d'ora finale capisce che può far sua la gara e all'85esimo trova il colpo da 3 punti. Azione solitaria di Outara sulla sinistra e assist al bacio per Burzio che sotto porta trafigge l'estremo campano per il 4-3 finale.
finisce con la festa della squadra di Zeman che sale al terzo posto in classifica, inanellando il sesto risultato utile consecutivo. Primo stop per il Sorrento che resta in vetta ma vede il Casarano avvicinarsi sempre di più. E allora questo era il servizio relativo a Sorrento-Lavello, partita folle. Dico ai nostri ospiti che possono anche dialogare tra loro. Ricordiamo che in diretta con noi ci sono mister Massimo Costantino, il team manager del Bitonto Filippo Stolfi e il direttore sportivo del Lavello Domenico Roma. E allora, mister Costantino, è un campionato molto molto equilibrato. Tra l'altro la classifica dopo i risultati di domenica scorsa si è accorciata ulteriormente. E bisogna capire anche quanto influirà su questo torneo il mercato di riparazione. Oddio, il mercato di riparazione durerà 3 mesi quest'anno, quindi sarà molto molto particolare. Ecco, vorrei un parere anche da parte dal punto di vista tecnico su questo campionato. Ma sì, diciamo che questo è un girone avvincente, ma l'ho detto in altre circostanze. Lo ribadisco adesso, ci sono almeno 6 squadre che potenzialmente possono arrivare prime e vincere il campionato, cosa che in altri gironi non esiste, quindi un girone davvero, davvero di grande livello dal punto di vista qualitativo ma anche insomma dal punto di vista tecnico, e di conseguenza ritengo che questo sia davvero un girone da seguire con maggiore attenzione. Io domenica ho anche avuto modo di vedere la partita e insomma ho visto due squadre importanti, effettivamente si trovano diciamo in posizioni importanti di classifica, e il Lavello sinceramente mi ha impressionato, ma non perché ha vinto, perché comunque, come diceva il direttore, in effetti forse un gol di scarto è poco, al di là del Sorrento, ripeto, è una squadra forte, però il Lavello è la prima volta insomma che vedo il Lavello, mi ha impressionato, ha fatto un primo tempo di grandissimo livello e poi la gara di per sé è stata una gara comunque di un livello superiore, ecco, quindi penso che anche altre squadre ho mister, avuto modo di vedere lo dimostrano. Mi sente? Mister, quali sono le pretendenti al momento? Al momento dovrei dirne 6 perché comunque il Sorrento in questo momento sta prima in classifica, il Casarano, il Picerno, il Taranto, il Lavello, il Bitonto sono delle squadre, una più forte dell'altra, ma non perché non voglio fare torto a qualcuno, voglio essere, come dire, voglio fare uguale per tutti, ma sono 6 squadre molto forti e è normale che insomma Il Lavello visto domenica mi ha impressionato, ma non perché in questo momento siano presenti i direttori del Lavello e del Bitonto, ritengo che insieme al Casarano, al Taranto, al Picerno sono le squadre effettivamente più forti. È difficile stabilire chi vincerà. Fatemi mettere un po' di pepe adesso, chiedo Roma e Stolfi, è vero che c'è stato un duello per accaparrarsi Palazzo del Brindisi o erano soltanto voci di mercato? Chi inizia, direttore Roma? No, avevamo già detto in occasione che avevamo smentito la notizia perché era uscita la notizia su un giornale, non ricordo quale, che non eravamo interessati, anche perché attualmente credo che noi abbiamo il reparto avanzato che è più prolifico del girone H, quindi credo che se c'è da fare qualche aggiustamento non era sicuramente nel reparto avanzato. Detto questo, Loris Palazzo è un calciatore importante, il Bitonto si è accaparrato sicuramente uno dei calciatori più ambiti in questo mercato, complimenti vanno a loro, ma come ho già detto altre volte, i complimenti vanno al Bitonto, ma non demerito del Lavello perché non era interessato al calciatore. Tutto qua. Volevo salutare comunque Massimo. Aperto da quello che so. Sì, beh, stiamo, come abbiamo detto anche in altre occasioni, ci stiamo guardando intorno. È giusto che una società ambiziosa come il Lavello, con una proprietà ambiziosa, si guardi intorno e vada a recepire quello che il mercato può o non può dare. E giustamente abbiamo antenne dritte, orecchie tese
vedere quello che comunque deve essere innestato in un meccanismo già oleato che va magari solo puntellato se ci sarà qualche uscita e in occasione di qualche uscita ci sarà qualche entrata. Volevo comunque salutare il mister Costantino Massimo che comunque sia un mio caro amico. Sentito, mister? Sì. Saluti, ricambio i saluti e colgo l'occasione per fargli i complimenti. Assolutamente, per tutto. Grazie, Max. Direttore Stolfi, il Bitonto è scatenato sul mercato Palazzo, Montinaro, Milani. So che ci sono tra l'altro altri colpi anche imminenti in entrata. Il presidente Rossiello evidentemente non vuole lasciare nulla al caso. Beh, in realtà stiamo cercando con il direttore Rubini e il presidente di cercare giocatori che fanno al nostro caso per rendere la squadra ancora più completa. Qualche reparto ha necessità di ricambi e anche di avere magari quella spinta in più. Ormai sappiamo tutti che i problemi di quasi tutte le squadre sono gli under, che sono difficili da reperire, almeno quelli bravi. Quindi, insomma, sono tutti con le antenne rizze Tomasco non per arriva più dopo il comunicato del Messina che ha detto incedibile? Guardi, ci stiamo lavorando e vedremo, vedremo. Il direttore Rubini sa cosa deve fare, cosa vogliamo, per cui noi siamo disponibili, poi non dipende da noi. Non siamo una società, noi siamo una società seria, per cui non andiamo a creare scompigli in altre squadre, in altre società, perché non vorremmo che lo facessero con noi, per cui se c'è la possibilità lo prenderemo, altrimenti purtroppo rimarrà lì a Messina. Ma questo mercato, iniziamo da Mister Costantino, questo mercato aperto 3 mesi, credo che sia un incubo per gli allenatori in particolare che solitamente odiano il periodo di... Io ci sguazzo perché chiaramente da giornalista abbiamo più notizie per dare, potete immaginare come mi stia divertendo, però immagino che per un allenatore non sia facile gestire la squadra con il mercato aperto per un periodo così lungo. Assolutamente, assolutamente difficile, difficilissimo, perché comunque le tentazioni ci sono e le destabilizzazioni esistono. Con 3 mesi di mercato sicuramente non è il massimo, non è, ma io penso che comunque, vista la circostanza, vista la problematica, vista tutto quello che sta succedendo, comunque siano troppi questi giorni di mercato, sono esagerati secondo me. Però voglio dire, è uguale per tutti, quindi quando le cose sono uguali per tutti non ci sono alibi per nessuno e va bene così. Direttore Roma, non so se è contento perché lui l'estate scorsa ha fatto tutto in 3 giorni praticamente, ogni giorno leggevamo colpo Bitonto, colpo Bitonto, colpo Bitonto, quindi fu abbastanza veloce ad allestire. Colpo lavello più che altro. No, sì, ma era noi avevamo un'esigenza diversa a luglio perché avevamo una rosa Colpo di lavello, volevo completamente da dire, si rifare. mancherebbe. Sì, no, non si preoccupi. Era una rosa completamente da ricostruire, quindi era diverso. Invece questo mercato, comunque sia, i tempi è un incubo. Hanno fatto questo probabilmente per fare un'apertura al mercato anche ai campionati minori, Certo. quindi eccellenza, promozione, però in quest'ottica credo che non hanno fatto molto bene ad allungare così tanto il mercato perché è davvero un gestire quotidiano, anche perché parlo della mia rosa, ci sono ogni giorno leggo notizie, Tizio vuole Caio, la società Caio vuole Sempronio, guarda caso molti sono miei tesserati e come mi sto affrettando a dire ogni volta, i big del Lavello rimangono a Lavello, sono felici di Compreso rimanere Longo, qua. che piace ancora al Casarà. Assolutamente sì, Longo è un calciatore del Lavello, rimarrà a Lavello, è felice di essere a Lavello.
Mi riallaccio a quello che diceva il direttore del Bitonto, la correttezza prima di tutto, quindi... Si è bloccato. Allora, in attesa di recuperare il direttore, comunque ci sembra di capire che in ogni caso nessuno abbia voglia di stare fermo in questo mercato di riparazione. Mister Costantino, si aspetta qualche grande colpo da parte delle big, perché è chiaro che adesso si verifica una situazione abbastanza semplice, nel senso che ci sono delle formazioni, delle squadre, dei club, visto soprattutto il momento di crisi, che sono... hanno l'esigenza proprio di ridimensionare i propri progetti, e le grandi che possono approfittare di questa situazione. Faccio un'estrema sintesi: quello che sta accadendo chiaramente al Brindisi, che sta dando l'impressione di aver ridimensionato un po' con la rosa e il progetto, con i pezzi migliori che stanno andando praticamente ad accasarsi tra le squadre che hanno maggiori velleità. Ecco, però si aspetta, mister, ancora qualche grande colpo? Assolutamente sì. Assolutamente sì, siamo solo all'inizio, ci saranno tantissimi colpi, perché ripeto, come ho detto prima, ci sono almeno 6 squadre che vorranno vincere questo campionato, quindi di conseguenza ci saranno tanti colpi. In effetti si parlava del Bitonto, e immagino che prenderanno magari un difensore centrale anche più forte di Lomast. Poi non so le condizioni anche di Pozzebon, magari prenderanno anche un attaccante, quindi non conosco bene questi aspetti, però ritengo che a partire dal Bitonto e per arrivare al Casarano ci saranno sicuramente grandissimi colpi di mercato. Io non ho sentito, purtroppo. Cosa sta cercando? Se sta cercando ancora qualcosa il Lavello sul mercato? Stiamo cercando un under per sostituire uno dei nostri ragazzi che è in partenza. Se riusciamo, mettiamo un po' di fisicità in mezzo al campo. È giusto? Forse non mi sente più il direttore. Direttore, no, Roma... non la senti. Ecco, io ora la sento. Possiamo titolare così? I big restano a Lavello? Senza ombra di dubbio, i big restano a Lavello e sono felici di rimanere a Lavello. Perfetto, allora io ringrazio il direttore Roma per la disponibilità, però gli dico subito che a breve inizieremo una serie di trasmissioni dedicate proprio al calciomercato, e quindi lo disturberemo ancora se avrà il piacere di restare con noi. Grazie direttore, buon lavoro. Grazie a voi, scusatemi per la location, ma sono sul campo, quindi grazie a voi e sarò felice di essere ancora vostro ospite. Mi piace così, tutto live assolutamente, quando si è sul campo, soprattutto in questo periodo, è sicuramente una buona notizia. Torniamo un attimo a Bitonto invece, da Filippo Stolfi. Il Bitonto è un po' lontanuccio in questo momento ancora dal primo posto, direttore, in virtù anche di tutto quello che ci siamo detti in precedenza, e quindi il campionato che è iniziato in ritardo per tutto quello che è accaduto la scorsa estate. Io qui... devo dire che la notizia principale, la cosa che mi ha stupito principalmente, è il fatto che il presidente sia riuscito a non perdere entusiasmo dopo tutto quello che è accaduto. E l'ambiente a Bitonto oggi qual è? Com'è? Che aria si respira? Beh, in realtà il presidente ci ha pensato più di qualche volta, perché la delusione è stata tanta, ma proprio tanta. Però lui è innamorato del Bitonto, è innamorato del calcio, per cui ci ha pensato e ha deciso di rimanere, anche dai tifosi che lo incoraggiavano a rimanere, e quindi di conseguenza poi alla fine ha deciso di mandare avanti il progetto, perché
che quello si possa dire è la società ha un progetto, quello di andare nei professionisti, per cui i tifosi sanno il progetto che ha il presidente Rossiello e tutta la società. Non abbiamo tempo da perdere, vogliamo assolutamente andare in vetta, per cui se c'è possibilità di prendere qualche altro giocatore che ci possa aiutare al nostro scopo, lo prenderemo. I tifosi sanno cos'è la famiglia Rossiello per Bitonto e sono tutti entusiasti. Direttore, ci saranno delle uscite sul mercato? Ma questo lo valuteremo in base anche alle necessità del mister. È lui Genchi che ci resta. dice assolutamente. Genchi è eterno per noi, Ma dove li soprattutto mettete tutti adesso questi che... attaccanti? Come? Dove li mettete tutti questi attaccanti? Alcuni in campo e alcuni in panchina. Va bene, allora ringrazio anche Filippo Stolfi, team manager del Bitonto. Anche a lui dico che lo disturberemo molto spesso, così come è successo È con sempre il un giocatore piacere. del Lavello. Grazie, in bocca al lupo. Grazie, grazie. Allora, Crepi, mister tanto Costantino resta ringrazio. con noi. Do il benvenuto anche al direttore sportivo del Taranto, Francesco Montervino, che dovrebbe essere in collegamento con noi. Direttore, buonasera. Buonasera a tutti. Grazie per aver accolto il nostro invito. E allora, direttore, le chiedo un minuto proprio di pazienza, il tempo di vedere questo servizio su Bitonto Portici e poi le facciamo qualche domanda, chiaramente anche in chiave mercato, su questo Taranto che domenica scorsa ha sfiorato ancora una volta, così come è accaduto purtroppo a Casarano, la vittoria sul campo del Gravina. Allora, vediamo questo servizio con la collaborazione di Roberto Ingenito e poi torniamo in diretta col direttore sportivo del Taranto. Prima lo svantaggio, poi la rimonta ed infine la vittoria. È un Bitonto tutto cuore quello che vince per 2-1 al Città degli Ulivi contro un Portici roccioso che cede il passo ai padroni di casa solo nel recupero. La rete di Petta al 93esimo fa esultare così i pochi presenti allo stadio. Ma andiamo con ordine. Mister Ragno deve fare a meno di Lattanzio in panchina, post esperienza Covid. In attacco dal primo minuto c'è Genchi. Si gioca a larghi tratti sotto la pioggia. Al sesto è proprio il numero 9, Nero Verde, a concludere per primo in porta. Scheper respinge. Padroni di casa pericolosissimi al 12esimo, sviluppi di un corner. Tiro al volo di Piarulli. Bisceglia salva letteralmente sulla linea di porta. Poi ci prova Sirri. Conclusione parata a terra dall'estremo del Portici. Bitonto padrone del campo, al 18esimo il tiro violento di Capece costringe Sheper a sfiorare e mettere in angolo. Ancora il centrocampista bitontino al 34esimo, conclusione di poco alta. Al 41esimo tuttavia la doccia fredda, calcio d'angolo per il Portici, Maione di testa è più lesto di tutti a trovare la porta, l'inaspettato vantaggio. Sesto gol in campionato per l'atleta campano. Al 47esimo Triarico cerca il pareggio su punizione. Sheper è attento e allontana il pericolo. All'intervallo il Bitonto è costretto a rincorrere. Ripresa che stenta a decollare, ma al 14esimo, sugli sviluppi di un angolo, Petta di testa fa le prove generali mandando la sfera alta di poco. Al 15esimo, altro corner, Genchi è implacabile e trova la rete del pareggio, sempre di testa. Primo gol in maglia nero-verde alla prima da titolare. Bitonto in festa e ora alla ricerca del vantaggio. Al 18esimo, il tecnico campano, Panico, viene espulso dall'arbitro, forse per proteste. Al 21esimo, Taurino punta la porta, destro a giro di poco fuori dallo specchio. Al 44esimo, grande occasione per i padroni di casa, sviluppi di un corner, sponda in aria Montinaro da ottima posizione, calcio altissimo e il preludio del gol vittoria. 48esimo, punizione da sinistra di testa, Petta fa esplodere il Città degli Ulivi, 2-1 per il Bitonto e seconda rete per il difensore neroverde. Un gol che vale i 3 punti. Poco prima della fine, ecco la reazione del Portici con la conclusione alta di poco di Carnevale, triplice fischio e vittoria finale per i ragazzi di Mister Ragno, di rimonta e meritata per quanto visto in campo. Pochi secondi, siamo in onda col direttore sportivo del Taranto, Francesco Montervino.
E allora ci ha raggiunto in studio anche Francesco Friuli. Ciao Francesco, buonasera. Salutiamo e ringraziamo per la disponibilità Francesco Montervino che è in diretta con noi. Direttore, ben ritrovato nuovamente. Beh, insomma, le chiedo subito se ha smaltito la rabbia per quanto accaduto domenica scorsa. Beh, innanzitutto buonasera a tutti. Beh, è chiaro che per smaltire quella rabbia ci vorrà ancora non qualche ora ma qualche giorno, perché è chiaro che inizia a diventare una rabbia reiterata. Ma è la seconda volta che accade, quindi è fuori discussione che ci rimani doppiamente male. Però bisogna lavorare, bisogna in qualche modo mettere da parte quello che è successo e guardare avanti con grande ottimismo, perché secondo me ce ne sono davvero le possibilità. Domande per il direttore? Sì, direttore, buonasera. Tema caldo è quello del mercato, inevitabilmente, vista la partita disputata dal Taranto, perché... avete preso Abajan, perché però l'abbiamo fatta l'analisi nelle prime 7 gare, in alcuni momenti è mancato il cosiddetto killer instinct da parte del Taranto, quindi mancherebbe un attaccante e poi manca forse un uomo a centrocampo in più, ecco, per non tanto per fare numero ma per avere un ricambio qualora un giocatore di qualità come Matute o Marsili contemporaneamente dovessero farsi male. Diaby sta giocando un campionato strepitoso. Sì, ho capito. Dobbiamo in qualche modo pensare che si facciano male tutti per avere insomma, poi la possibilità di mettere dentro un altro eventuale centrocampista come dite voi. Noi in questo momento lavoriamo cercando di dare al mister la possibilità di poter scegliere tra i giocatori che ha in mezzo al campo. Non dimentichiamo che ci sono Matute, Marsili, Diaby, Marino, Marrazzo, Aquadro. Quindi i giocatori ci sono e noi molto spesso giochiamo a due in mezzo al campo e non a tre. E quindi ci saremmo numericamente, però se ci dovessimo accorgere insomma che c'è bisogno di fare un altro intervento, sicuramente la società non si tirerà indietro. Sicuramente in questo momento la priorità è altra. È stato bravo a dribblare come sempre Montervino, però io ritorno sul discorso attaccante. È vero di Abajan che è arrivato, ma ripeto ancora, manca una punta da doppia cifra, da killer instinct, in grado di chiudere la partita. In tutte e 7 le gare del Taranto, eccetto nella gara quella contro la Putiolana dove il gol è arrivato nei minuti di recupero, e col Bitonto quando il Taranto arriva col doppio vantaggio con la Gazzirra che poi è andato via, però è mancato quell'attaccante in grado di chiudere la partita. Ha avuto il Taranto la possibilità, deve il Taranto lavorare su questo, anche visto che abbiamo 2 mesi di mercato pieni, tre ormai mesi di mercato, arrivare a gennaio, cioè dobbiamo aspettarci un acquisto reale di questa punta, perché quest'estate non è stata possibile prenderla, adesso si attende tanto e una risposta la vorremmo. Ma guarda, la risposta io te la do, perché chiedere è lecito, rispondere è cortesia, ma vi inviterei, giustamente dove faccio una giusta analisi con dopo il Bitonto e dopo la Putialana, dove avevamo la Gazzire che poi andato via e avevamo Alfaghemi che la settimana successiva si è rotto il crociato. Noi dal momento in cui si è rotto Alfaghemi abbiamo sempre espresso la volontà di prendere un attaccante che in qualche modo completasse l'organico offensivo. Con la partenza di Stagalursi c'è stato l'arrivo di Abajan, e sicuramente qualora ci si presenti la possibilità di prendere un attaccante importante, il Taranto non si tirerà indietro. Ma oggi io vi invito a fare una riflessione diversa. Il Taranto ad oggi, almeno rispetto a quello che leggo, sembra una squadra molto tosta, molto determinata, un gruppo solido, unito. Secondo me questo è stato anche determinato dal fatto che il Taranto dietro oggi gioca con 3 over e non più con 2 over e 2 under. E nel momento in cui non giochi con l'altro under dietro, lo devi sacrificare per forza da un'altra parte. Quindi la nostra, a prescindere dalla mancanza numerica di un attaccante, il killer instinct come dici tu, è stata anche una volontà, quella di giocare con 3 over dietro e quindi con la possibilità di giocare con l'under davanti, visto che crediamo di avere degli under che sono molto validi davanti e lo stanno dimostrando, nonostante il Taranto ovviamente è una squadra che deve assolutamente far gol, deve vincere, deve dimostrare, ma questi ragazzi stanno dimostrando veramente grandissima qualità e onestamente siamo molto contenti. Direttore, ripeto, un po'... Ripeto, se oggi non avesse subito il Taranto 2 gol al 95esimo e al 96esimo, staremmo parlando di una squadra che, come dite voi, senza attaccanti sarebbe prima in classifica. Direttore, un po' deluso della resa di Stracqualursi, perché era un giocatore sul quale puntava molto?
Allora, mi fanno sempre questa domanda. Io non è che puntavo molto su Stacaluzzi, io punto molto su tutti i giocatori che ho preso. Inoltre, il mio attaccante di punta, il mio primo acquisto è stato Luis Alfaghene, non è stato Stacaluzzi, certo. Stacaluzzi è arrivato dopo. Io avevo riposto molte mie... il mio futuro, il nostro futuro su quelle che erano le prestazioni di Luis Alfaghene, che purtroppo ha incontrato un infortunio molto grave. Di Stacaluzzi è normale che uno rimane deluso, perché è un giocatore che innanzitutto si è presentato in condizioni fisiche deleterie, non me lo aspettavo da un professionista, però dopo aver fatto un viaggio oltreoceano difficilmente l'operazione la fai saltare, tenendo conto che la problematica di arrivare a un attaccante italiano del girone era molto molto era molto complesso, insomma, che si prendesse un attaccante italiano per tanti motivi, perché Taranto è sempre l'eterna incompiuta, perché è una piazza particolare, perché i giocatori che volevo io dalla Serie C, visto quello che rappresenta la situazione Covid, non sarebbero scesi e ancora ad oggi non vogliono scendere. Quindi io, se mi devo accontentare di un attaccante discreto di Serie B, o voglio qualcuno che conosco veramente o voglio qualcuno che mi dia tante garanzie. Abajan è uno di quei ragazzi che stavamo seguendo, secondo noi può essere un attaccante che può in qualche modo dare il suo contributo. È normale che ci aspettiamo tutti che arrivi un altro attaccante importante, perché Taranto lo merita. Però, ripeto, noi ci aspettiamo tanto da tutti quelli che abbiamo preso, anche da Bajan. Un'ultimissima cosa per quanto mi riguarda, vedendo un po' le trattative, lei dirà che non ci sono state, il gioco delle parti, che ha intavolato e spesso non approfondito e non si sono concretizzate, lo dico io questo a volte non per responsabilità di Francesco Montervino, lei cerca proprio la classica prima punta, perché io so che a un certo punto siete stati vicinissimi a Gerardi, lei mi dirà di no, so che le piaceva comunque Vacuo, lei dirà a chi non piaceva sicuramente Vacuo, stesso discorso per quanto riguarda Iadaresta, quindi Montervino vuole proprio la prima punta strutturata, il classico attaccante d'area di rigore per completare il reparto offensivo? Allora, la nostra prima ricerca, vedendo anche le qualità di Luis Alfaghene, non era quella di avere una punta statica, infatti Stracalorsi arrivava come certo. Punta ulteriore che andasse a completare a livello tecnico l'organico. Alfaghene, nonostante una struttura importante, per me è un attaccante mobile, è un attaccante che ha quasi sempre giocato la seconda punta e che noi, per il gioco che volevamo esprimere, avremmo impiegato come prima punta. Stracalorsi invece la tipica il tipico attaccante d'area. Poi è normale, nel momento in cui vedi la squadra come sta reagendo, cerchi di capire quali sono le qualità che ti potrebbero servire, ti rendi conto che per quella che è la mono di gioco che crea questa squadra basterebbe avere davanti anche un attaccante ecco strutturato che fosse la tipica prima punta. Quelli che hai detto tu oggi non ti posso dire che non li ho trattati tutti, perché il Taranto voleva prendere l'attaccante forte, poi sai quando tu prendi un attaccante forte che abbia una struttura fisica per fare la prima punta statico, la prima punta mobile poco cambia, un attaccante forte. Io Gerardi l'ho trattato, Evacuo l'ho trattato, Germinale che non avete scritto mai ho trattato, ma sono tutti attaccanti di Serie C, che Montero ho trattato, sono tutti attaccanti di Serie C che fanno fatica a venire in D, perché sai la situazione del Covid non garantisce ai calciatori che questo campionato in Serie D poi inizi e finisca, quindi hanno avuto tutti paura di scendere di categoria e chiaramente si è fatto fatica. Poi è normale, quando gli attaccanti di Serie C non si riescono a prendere per diverse motivazioni, cerchi di puntare gli attaccanti di Serie D forti, che sono oggi di proprietà di altre squadre, e quindi diventa tutto complesso. Le dirette concorrenti difficilmente ti danno i giocatori, e quindi siamo alla finestra e stiamo vedendo quelle che sono quelle situazioni che si possono sbloccare da un momento all'altro. A noi piacerebbe prendere una punta, una prima punta di movimento, però una prima punta che ci garantisca anche a livello fisico, certo. Qualora avessimo bisogno, insomma, di respirare, di tenere palla davanti e di far salire la squadra. Però oggi noi abbiamo le idee chiare su quello che l'attaccante che deve arrivare. Ok, non vogliamo abusare, se Francesco ha un'ultima curiosità, no, e poi lo liberiamo subito. L'ultima curiosità è quella su Corvino, no? Perché poi i tempi si sono dilatati, quindi Corvino paradossalmente potrebbe essere un giocatore che il Taranto potrebbe recuperare da qui fino a febbraio, inizio marzo. Com'è la situazione del giocatore che, ripetiamo, ha subito un gravissimo infortunio? Voi molto spesso boicottate Alfaghene e io ve lo ridico di nuovo. Voi pensate solamente al recupero di Corvino, io penso anche al recupero di Alfaghene. E allora perché i tempi dei recuperi di Corvino e Alfaghene? Esatto, che forse è più corretto dire, anche se poi Corvino si è operato
mese e mezzo prima, mi pare, di Alfa Romeo, un mese e 10 giorni prima, credo. Noi consideriamo di recuperarli entrambi massimo per fine febbraio, il che vuol dire che dobbiamo stringere i denti per 2 mesi. È normale che l'attaccante lo dobbiamo prendere, l'abbiamo già detto, però poi sappiamo già che a 15-16 partite dalla fine avremo nel nostro arco due frecce super importanti, che sono giocatori devastanti per questa categoria e che possono sicuramente fare la differenza. Quindi noi le aspettiamo veramente con tutto il cuore, perché sono convinto che ci potranno far fare il definitivo salto di qualità. E l'attaccante bisogna prenderlo subito o aspettare che si apra quello dei professionisti come mercato? No, ma l'ho detto prima, oggi diventa difficile prendere un attaccante che viene dai professionisti, perché hanno paura che il campionato dilettantistico si blocchi di nuovo, non venga finito, quindi diventa complesso. Noi l'attaccante che cercheremo di prendere è quello che può arrivare anche subito. Qualora non dovesse arrivare in questo 2020, chiaramente ci impegneremo nei primi giorni del 2021 per farlo arrivare. Perfetto, allora con tutti i direttori sportivi noi facciamo il bello, no, poi del calciomercato, una scommessa: noi proveremo a svelare le trattative del direttore Montervino e a farlo arrabbiare, e gli facciamo l'imbocca al lupo, perché ovviamente questo è un momento molto importante per i DS. Grazie direttore. Grazie direttore. Un abbraccio. Allora, la notizia intanto è che comunque tutte le trattative che avevamo dato in anteprima, in esclusiva, erano reali. Io posso aggiungere anche che alcune di queste, tipo Gerardi, erano praticamente chiusi. Con Gerardi, ad esempio, era chiuso. Iadresta voleva fortemente venire a Taranto. Da giornalisti dobbiamo dire che quando non si sono concretizzate determinate trattative, effettivamente, evidentemente è stato perché i giocatori non sono stati convinti di sposare questo progetto. Perché considerando l'importanza della piazza e tutto il resto, sì, come dice Montervino, hanno paura che il campionato non finisca, però altri club riescono a chiuderli, e quindi io penso che in questo momento Montervino stia scalando una montagna nel provare a fare mercato in questa situazione, anche evidentemente con qualche guaio che ha interessato di carattere extracalcistico la società tarantina. Questo per dovere di informazione va detto. Sì, va detto per dovere di informazione, anche perché era stato il nostro punto interrogativo che proprio il direttore sportivo Francesco Montervino avevamo espresso. La cosiddetta garanzia, no? E il Taranto su quello doveva lavorare. Tra poco abbiamo l'assessore Fabiano Marti al telefono. Anche perché capiremo la cosiddetta situazione di Iacovone, il cosiddetto giallo Iacovone, che si è andato ad aprire nella giornata di oggi. Dicevamo, il Taranto comunque deve fornire delle garanzie, quello che è il dubbio che ci era venuto in questo momento, comunque per altri aspetti che ha riguardato il Taranto, non meramente sportivi. Aggiungerei anche Longo nelle trattative del Taranto, che comunque erano state portate praticamente a buon fine, poi c'è stato il passo finale che non è arrivato per quanto riguarda la squadra ionica. Dispiace da un lato analizzare un dettaglio, Fabrizio, però, che abbiamo parlato con due squadre fino a questo momento piene di attaccanti e che hanno detto: noi non lasciamo andare via nessuno, anzi stanno trattando altri attaccanti. Quindi questo poi per me non sempre un bene avere troppa abbondanza, però sono club che continuano ad ingaggiare, e soprattutto sia nel caso del Bitonto che nel caso del Lavello, pensiamo una cosa, che fondamentalmente hanno fatto poche trattative, che intendo? Che si incontrano stretta di mano a segno chiuso. Sì, con Palazzo è andata così a Bitonto. Sì, mi è andata così, anche se ben ricordi, anche all'inizio con il... Gli Urni, Lavello. Anche il Brindisi. Il Brindisi all'inizio uguale, sì. Sì. Dobbiamo ricordarle queste cose, quindi dispiace dover fare un'analisi un po' più completa, cioè dobbiamo dire: è da luglio che questa situazione sta andando avanti, non da settembre, ottobre, luglio, quindi inizio del mercato. Ricordiamo anche che Taranto ha avuto due direttori sportivi fino a questo momento, c'era Danilo Pagni, poi è arrivato Francesco Montervino, che ha fatto assieme alla terza un lavoro egregio, perché altrimenti non sarebbe lì il Taranto. Ci sono delle problematiche però che non stanno impedendo questo. Abbiamo qualche collegamento già pronto? Chiedo alla regia. Intanto ricordiamo che per quanto riguarda il mercato, le notizie dell'ultima ora, Marco Puntoriere ha lasciato il Gravina, anche lì la sensazione è che ci sia un progetto di ridimensionamento, però è chiaro che col mercato così lungo le cose possono cambiare da un momento all'altro, e ha accettato l'offerta della Fragolese, è andato via dal Casarano Mattia Guarnieri, queste sono le notizie ufficiali di giornata, mentre la Puteolana sta continuando nella sua rivoluzione, ha ingaggiato Giuseppe Ruggiero, centrocampista ex Provercelli, Ascoli, Cuneo,
Cuneo, Savona, Giuliano e nell'ultima esperienza con il Rotonda. Potrebbe essere un'uscita dal Nardò Leo Granado, come avevamo già anticipato domenica scorsa, mentre poco fa, visto che si era nuovamente, sembrava si fosse aperta nuovamente la trattativa tra il Casarano e Lorenzo Longo, il direttore sportivo del Lavello, che è stato nostro ospite Domenico Roma, ha smentito dicendo che i big non si muoveranno dal centro lucano. Allora, dovremmo avere l'assessore Fabiano Marti in diretta con noi, io mi scuso con lui, avremmo dovuto chiamarlo un attimo prima, ma siamo andati lunghi, ecco, sui precedenti anche collegamenti, e lo ringraziamo quindi doppiamente per la disponibilità. Ben ritrovato assessore, buonasera. Ciao, ciao Fabrizio, buonasera a tutti. Allora, iniziamo subito da quello che è l'argomento del momento e le chiedo qual è lo stato di salute dello stadio Erasmo Iacovone e qual è al momento la situazione. Beh, lo stato di salute, insomma, noi abbiamo cercato di fare tutto quello che era possibile fare negli ultimi anni, investendo tanto nello stadio, però è ovvio che parliamo di uno stadio che per tanti anni, insomma, è stato quasi completamente abbandonato, quindi non è semplice il lavoro che i nostri uffici e i nostri tecnici stanno facendo e hanno fatto in questi anni. Purtroppo poi, insomma, ci si mette anche il tempo, quello è imprevedibile, e quindi il meteo non ci ha dato una mano, e ci sono stati questi danni purtroppo procurati da questo fortunale che è arrivato all'improvviso un paio di domeniche fa, e quindi siamo stati costretti a fare i conti con dei danni abbastanza importanti, perché tutta la copertura della tribuna, una buona parte, è saltata con un vento che andava a 100 km orari circa, e quindi sono stati dei problemi grossi. Alcune lastre peraltro della copertura si sono staccate e appoggiate, quindi la situazione non è così serena e tranquilla, e dobbiamo assolutamente mettere in sicurezza la copertura della tribuna prima di poterlo rimettere nelle mani del Taranto Calcio e poter far giocare la squadra. Ovviamente abbiamo informato la società, quindi la società è informata di quello che sta succedendo. Io ho sentito il presidente qualche giorno dopo, c'erano stati i nostri tecnici che sono andati sul posto, e quindi anche con delle ditte esterne hanno già capito cosa c'è da fare. Nei prossimi giorni interverremo, già domani ci sarà un primo intervento per la messa in sicurezza della struttura, quindi con un provvedimento urgente, con una procedura di somma urgenza, sarà affidata a una ditta esterna che provvederà a mettere in sicurezza. Approfittiamo di questo periodo, perché domenica è l'ultima partita del campionato prima dell'interruzione per il Natale, e entro, insomma, la ripresa a gennaio la struttura sarà messa in sicurezza. Francesco, ecco, domanda per l'assessore? Sì, la domanda, innanzitutto buonasera assessore, la domanda più classica potrebbe essere quella del campo B, la situazione del campo B dello stadio Erasmo Iacovone, completamente invece nuovo il terreno di gioco. Il Taranto perché non può giocare su quel terreno? Beh, in realtà il Taranto potrebbe giocare, nel senso che il terreno di gioco è omologato da parte della FIGC fino alla Serie D, però poi serve anche la volontà della società di utilizzare quel terreno di gioco, quindi lo potrebbe fare, e deve essere fatta una richiesta alla federazione di utilizzo per quella serie specifica. Lo ha già fatto ad esempio l'SD Talzano Taranto per l'eccellenza, e ha avuto l'autorizzazione, tant'è vero che il Talzano Taranto ha già utilizzato il campo B per il campionato. Adesso il Taranto, se volesse farlo, potrebbe chiedere l'omologazione per il suo campionato, quindi per il campionato di Serie D. Quindi questa, insomma, è una scelta della società. Dovremmo avere in diretta anche Lorenzo Dalò, collega della Gazzetta del Mezzogiorno. Lorenzo, grazie per aver accolto il nostro invito. Intanto, ben ritrovato. Non so se hai avuto modo di ascoltare le parole dell'assessore Marti. Sì, lo stavo ascoltando. Io non lo sento. Bisogna trovare
una soluzione la più funzionale. Purtroppo siamo di fronte a un imprevisto, le raffiche di vento hanno inesorabilmente danneggiato la copertura della tribuna dello stadio Iacovone, quindi lo stadio va messo in sicurezza, non è nella disponibilità del club per la partita di domenica, bisogna trovare una soluzione alternativa. Risulta anche a me che il campo B sia a norma sino alla Serie D, però evidentemente andavano fatti dei passi burocratici per incassare, no, la rituale ratifica da parte delle istituzioni calcistiche. Credo che il Taranto però sia piuttosto orientato a cercare una sede alternativa in provincia. Allora, salutiamo e ringraziamo l'assessore Fabiano Marti per la sua disponibilità. Grazie assessore, buon lavoro. Grazie a voi, buon lavoro a voi. C'è sempre con noi anche mister Massimo Costantino, collegato dalla Calabria. Mister, ti avevamo perso un attimo. Vi ho seguiti. Ok, perfetto. Bene. Allora, approfittiamo anche della presenza del collega Dalò. Ripartiamo da quello che diceva Montervino sulla ricerca dell'attaccante. Diceva il mister prima Costantino, io mi aspetto ancora qualche grosso movimento in chiave mercato. E le chiedo, mister, in questo momento, in questo campionato così equilibrato, quanto potrebbe pesare questo mercato di riparazione negli equilibri e per i club? Ma intanto penso che i colpi non è detto che arrivino subito, certo. Potrebbero anche arrivare più in là. È normale che al fine della classifica possono essere determinanti, ma ripeto, secondo me ci credono tutte si muoveranno. Mi sembra che siano diverse le squadre in questo girone che hanno la disponibilità per poter fare movimenti, come avete detto voi, il Lavello, il Bitonto, una stretta di mano e via, è chiuso il colpo di mercato, quindi non credo che saranno poche le squadre, per cui non ritengo che ci sia una squadra in particolare che possa fare il colpo migliore rispetto ad un'altra, quindi sarà un discorso più o meno generalizzato, ecco, secondo me. Ecco, il rischio poi è che, chiamo in causa anche Lorenzo, le forti diventino sempre più forti, almeno sulla carta, vedendo anche quello che stanno facendo o che vogliono fare i grandi club. Bitonto e Casarano sembra che siano, e lo stesso Lavello, quelle più intenzionate a rinforzarsi. Il Bitonto già ha messo mano in maniera prepotente al mercato. Ci diceva prima, è intervenuto Lorenzo da noi, il direttore sportivo del Taranto Montervino, che ha confermato di star cercare di essere alla ricerca di una prima punta di spessore, ha confermato anche tutte le trattative che di fatto avevamo svelato. Che idea ti sei fatto? Senti Fabrizio, io penso che il mercato di riparazione completa le squadre, le arricchisce, ma non è certamente il momento in cui una squadra fa il salto finale, cioè vincere un campionato significa sbagliare pochissimo in fase di costruzione l'estate precedente. Il mercato può portare a compimento le squadre, ma dietro devi avere una struttura valida, cioè i campionati non si vincono sul mercato di riparazione, i campionati si vincono costruendo le squadre con criterio, come mi pare sia stato costruito quest'anno il Taranto. Facciamo un passo indietro però, è una stagione strana, senza precedenti, per certo. Cui alle squadre è negata la continuità di rendimento, a noi osservatori è di fatto negata la continuità di pensiero, perché ogni giornata, tutte queste giornate un po' a singhiozzo, portano verità nuove, quindi diventa difficile farsi un'idea precisa. Io ti posso dire quello che ho capito del Taranto dopo 7 giornate. A me sembra una squadra quasi compiuta. È evidente a tutti che manca il centravanti che ha addosso quella tensione realizzativa che evidentemente non poteva avere Serafino, che evidentemente non ha mai avuto ultimamente Stragualursi, che non abbiamo fatto in tempo a capire se poteva assolvere a quel servizio Alfa Game, che non è una punta centrale puramente fisico, però è sicuramente un valore assoluto. Cioè
ci sono state delle difficoltà, manca quel giocatore lì, ma non manca la squadra, secondo me, perché ciò che mi colpisce di più di questo Taranto, avendolo visto dal vivo, ma soprattutto in TV, è l'equilibrio. E io ricordo a tutti che in Serie D alla fine vengono le squadre che hanno equilibrio, che hanno senso del collettivo e che conservano quelle individualità capaci durante le partite che si mettono in un certo modo di forzare la giocata, cioè quei valori assoluti che nel Taranto ci sono, non è che non ci sono. Certamente manca quel giocatore lì, la società sta cercando quel giocatore lì, non è facile individuarlo, però ecco, rispetto al, diciamo, al sentire comune, no? A questa facilità di essere critici nei confronti di questa squadra, io ho una sensazione, non dico opposta, ma non in linea, no, col sentire comune. A me questo Taranto non dispiace perché credo che sia stato costruito con criterio, soprattutto il parco under è abbastanza spendibile, ci sono degli over affidabili e soprattutto c'è questa scienza quieta di La Terza alle spalle, questa sua mano ferma, anche domenica scorsa ha avuto molto rispetto del gruppo nell'inserire al momento giusto l'ultimo arrivato che poi, diciamo, ha dilapidato quella colossale occasione. Certo, c'è, si nota questa regolarità nella distrazione finale, no? Al culmine della fatica, e ovviamente va indagata questa regolarità nell'errore finale. Ecco, però senza eccessi di pessimismo, perché questo è un campionato che in realtà è aperto a tutti, lo possono vincere ancora tutti, cioè le iscrizioni alla zona alta della classifica secondo me sono ancora aperte. Intanto è arrivata l'ufficialità che domenica il Taranto giocherà a Ginosa, sì, al Miani, dove Almiani. Già ha giocato una partita amichevole quest'estate, quindi si gioca alla Teresa Miani di Ginosa la partita di campionato, quella contro il Real Aversa. Beh, credo, scusate se mi intrometto, ma credo che le opzioni in realtà erano due: Ginosa o Castellaneta, quelle prese più seriamente in considerazione, avendo scartato altre ipotesi. Cioè, non mi sorprende che domenica il Taranto giochi a Ginosa. Noi un po' oggi l'avevamo anticipato. A Castellaneta, Lorenzo, c'era il discorso quello degli spogliatoi che va completato. Lì hanno chiesto l'ok all'amministrazione per i lavori e lo dovevano completare. E lo stesso discorso era anche a Carosino, dove erano più avanti con i lavori negli spogliatoi rispetto a Castellaneta. Lì hanno chiesto direttamente il Taranto alle due amministrazioni, questo a completamento di quello che dicevamo in precedenza. Perfetto, allora noi siamo in chiusura di questa parte dedicata al calcio, abbiamo avuto tantissimi ospiti importanti, abbiamo parlato veramente di tutto. Voglio salutare mister Massimo Costantino, al quale chiedo e strappo una promessa, se dovesse fargli piacere di essere ancora nostro ospite martedì prossimo, perché entreremo nello specifico, poi dobbiamo abbracciare anche la Serie C, oggi per questioni di tempo non ci siamo riusciti. Mister, grazie come sempre per la puntualità e professionalità. Grazie a voi e complimenti, buona serata. Non prendo impegni per martedì prossimo, chiaramente, quindi lo sto dicendo in diretta adesso. Grazie. Grazie al grazie anche a Lorenzo Dalò, che era molto impegnato quest'oggi, e quindi grazie per essere stato con noi. Grazie Lorenzo, buon lavoro. Grazie a voi, buona serata. Grazie. E allora noi ci fermiamo qui, ma non finisce 100 Sport Magazine, perché tra poco c'è la nostra porzione di trasmissione dedicata a tutti gli altri sport. La linea alla regia. Rieccoci insieme, un ringraziamento anche a Fabrizio Caglianiello per quanto riguarda la prima parte di 100 Sport Magazine, ma adesso apriamo quella della Prisma Volley Taranto in apertura degli altri sport. Dunque, la Prisma che cade 3-2 a Cuneo, abbiamo fatto un'analisi però con Alessio Fiore molto approfondita, abbiamo parlato anche del prossimo avversario da parte della formazione rosso-blu, il derby con Castellana, ricordo che si gioca sabato al Palamazzola a porte chiuse, gara in anticipo perché poi la Prisma giocherà mercoledì prossimo in quel di Siena. Allora sentiamo questa lunga intervista ad Alessio Fiore e poi torniamo con i risultati della classifica. Fiore, che cosa è mancata alla Prisma? Perché noi abbiamo fatto un'analisi dicendo c'è Alessio Fiore per problema nel terzo set e cambia qualcosa. No, innanzitutto buonasera a tutti. Tornando alla partita che abbiamo disputato a Cuneo, è mancato un pizzico di fortuna nei momenti finali
del quarto set, diciamo, cosa che invece ci ha sorriso nel primo e nel secondo set. Poi sicuramente con il mio piccolo infortunio che ho avuto al polpaccio, che sono solo, ho avvertito solo dei crampi, è venuto a mancare penso un po' di qualità sulla ricezione, quindi il nostro gioco era ancora di più di quanto già lui era scontato. Poi loro hanno comunque disputato una buona partita difendendo tanto, non hanno fatto cadere quasi nessuna palla, poi hanno contrattaccato bene, quindi diciamo è mancata un pizzico di fortuna, e poi purtroppo paghiamo lo scotto di un'ennesima partita dove non siamo arrivati ancora in condizione fisica ottimale, che sicuramente speriamo che il prima possibile di stare tutti al, non dico al 100%, ma almeno a una forma dignitosa per poter iniziare e finire le partite in un certo modo. Alessio, in queste partite è mancato forse più ieri la voglia di chiuderla la gara, ma non tanto nella vostra volontà, quanto più nel mettere il colpo decisivo nel momento più importante. È capitato anche nel tie break, non so se sei d'accordo, quel pizzico di esperienza in più che servì per ammazzare la partita. Sì, hai perfettamente ragione, però ritorno a dire che purtroppo abbiamo, il nostro gioco era, diciamo, quasi scontato, perché io quando ho ripreso a giocare dal terzo set in poi, dalla metà verso la fine del terzo, il quarto e il quinto, purtroppo quando ero in prima linea Coscione era, tra parentesi, quasi costretto a non darmi palla, perché potevo incappare in un problema più serio. Quindi ovviamente la squadra avversaria si è aggiustata, quindi i nostri attaccanti giocavano col muro piazzato, ti posso assicurare che non è semplice quando c'hai sempre un muro schierato, c'hai sempre quattro mani lì piazzate, una difesa piazzata, non è facile. Sicuramente con un pizzico di esperienza in più si poteva fare qualcosina di più, però c'è sempre il merito della squadra avversaria, che ha fatto di tutto per complicarci e allungarci la partita. Purtroppo non resta che fare i complimenti a Cuneo, che ci ha creduto dal terzo set in poi, mentre invece noi abbiamo pagato un calo fisico in più di un pizzico di fortuna, che sicuramente, se ci girava bene come ci è girato nel primo e nel secondo, forse la partita potevamo chiuderla 3-1, perché paradossalmente ricordo che al fine quarto set eravamo 22 noi, 24 loro, hanno attaccato una palla fuori e purtroppo per la fuga di prendere la palla abbiamo toccato la palla e hanno chiuso loro il set. Forse se quella palla la lasciavamo scorrere fuori, però ovviamente non è colpa di nessuno, perché l'istinto di prendere la palla è quello che comanda, forse sul 24-23 si poteva mettere differentemente, perché la palla iniziava a scottare e anche noi come loro abbiamo beccato le scelte a muro. Infatti non hanno mai attaccato, sono state poche volte dove loro hanno attaccato col muro non organizzato, diciamo. Eravamo anche noi ben organizzati, purtroppo ritorno a dire, ci vuole, per vincere questi tipi di partite ci vuole anche un pizzico di fortuna, che ovviamente te la devi andare a cercare anche, ovviamente ci devi mettere qualcosina del tuo se vuoi che la sorte poi ti aiuti. Il fatto di giocare adesso sabato, poi mercoledì, sappiamo che il calendario è davvero molto complicato per la Prisma.
non tanto per le squadre quanto più per gli impegni ravvicinati, perché inevitabilmente passare da un periodo di stop a un periodo pieno di partite, qualcosina può mettere in difficoltà la squadra rossoblù. Ecco, adesso che cosa serve innanzitutto? Hai detto bene, paradossalmente questo, come il mese di stop, questo è il periodo che non ci servivano queste partite ravvicinate, però purtroppo per la situazione che sta correndo ci troviamo ad affrontare queste partite ravvicinate. Le affronteremo con sempre con la massima voglia di poter portare il risultato a casa. E ovviamente quello che ci vuole è una tranquillità, la consapevolezza di essere un gruppo veramente molto valido, quindi dobbiamo anche andarci a conquistare quel pizzico di fortuna che ti dicevo prima, no? Dobbiamo metterci qualcosina del nostro per far sì che la sorte venga dalla nostra parte, e quindi dobbiamo giocare finché le forze ci stanno, bisogna giocare e cercare di fare il massimo. Però sono anche convinto che se riusciamo a fare un bel percorso in queste partite, questo può essere un trampolino di lancio che ci dà una carica agonistica e la consapevolezza di essere una squadra molto valida. Perché ovviamente quando si sa che nello sport, quando si affrontano le difficoltà o si affrontano delle partite con delle difficoltà e ne esci vincitore, ti dà una carica talmente tale da superare qualunque problema si viene a porre dopo, durante la stagione. E io spero, come ti dicevo, che queste partite ravvicinate ci portino una consapevolezza dei nostri mezzi. In ultimo, presentaci un po' Castellana, è un derby, sì, io penso che sia una partita come tutte le altre, al di là di tutto, perché non proprio il periodo mette fuori il discorso campanilistico, che poteva essere un richiamo in un momento diverso, invece questo non lascia guardare, insomma, il discorso campanilistico. È una gara come le altre, sei d'accordo? E che tipo di squadra dobbiamo aspettarci? Sì, No, guarda, è una gara come tutte le altre. Io personalmente, se tu parli del mio trascorso a Castellana, gli ultimi 4 anni che ho fatto a Castellana, io sono stato dall'altra parte della Castellana, quindi per me non è un andare a incontrare una società con cui ho vissuto qualcosa. Ovviamente dall'altra parte c'ho degli ex compagni che ci sono stato, con chi 2 anni, con chi 3 anni, con chi 1 anno, quindi c'è sempre quella amicizia, diciamo. Però finisce quel tipo di rapporto, finisce all'ingresso del palazzetto, per quanto mi riguarda. Poi ovviamente io vorrò far valere quello che cioè il mio essere nel campo, dimostrandone anche, non è neanche una parola giusta, perché ovviamente si sanno i valori delle persone, però confermando quello che ho fatto nel passato lì a Castellana. Sicuramente se ci fosse stato il pubblico poteva essere una gara ancora più bella, perché so e conosco che loro hanno una tifoseria molto organizzata e molto calda, quindi potevano correre numerosi a vedere questa partita. E ovviamente per noi che giochiamo, avere il pubblico che ci tifa o a favore o contro, per quanto mi riguarda, fa sempre piacere, perché è sempre una spinta in più che ti danno. Poi ovviamente in questo caso se ho il tifo contro mi fa ancora tirar fuori in me quello che faccio normalmente, perché a me mi entusiasmano quando c'ho una tifoseria che paradossalmente mi può dare addosso, perché mi fa uscire in me quell'orgoglio di dire: ok, tu mi stai sportivamente mettendo in difficoltà, io sportivamente ti devo mettere anch'io in difficoltà. Però purtroppo per la situazione che stiamo correndo si sta perdendo la possibilità di vedere, soprattutto
i palazzetti pieni. E poi per questo tipo di partita, che sicuramente sono la tifoseria di Taranto e la tifoseria di Castellano, sono due tifoserie ben organizzate, ci poteva essere anche uno scontro, però ovviamente scontro non fisico, ma scontro tra tifoserie per tifare la propria squadra, genuino, diciamo, che è comunque era uno spettacolo. Purtroppo dobbiamo giocare con questo tipo di situazione che ormai ci siamo abituati, ovviamente. Speriamo, con la speranza solo che almeno col passare delle feste, sperando che la situazione si torni alla normalità, di ripoter vedere il pubblico al palazzetto, in modo tale di avere quella spinta in più che in determinati momenti della partita può far buttare, diciamo, può far dare quella gocciolina di sudore in più che ti carichi in pratica, perché ovviamente non ci dobbiamo nascondere, l'adrenalina, è vero che la partita è una gioco ugualmente, però se ci sono in un palazzetto che ti spinge, ti fa sì che dai quel qualcosina in più in pratica. In bocca al lupo Alessio, naturalmente sabato al Palamazzola c'è la gara contro Castellana, poi torneremo con altri approfondimenti. Ciao Alessio, grazie tanto. Ok, crepi il lupo. Abbiamo Lele Di Ponzio con noi adesso, il consigliere della Prisma Taranto. Buonasera all'avvocato Lele Di Ponzio. Buonasera Francesco, buonasera a tutti. Allora, avvocato Lele, insomma, tra amici, insomma, lo possiamo dire. Permettimi di leggere innanzitutto. Un altro sport, ma il mio rientro a Studio 100 dopo 4 anni. Allora, leggo soltanto i risultati della giornata di campionato prima di passare a un altro aspetto con te, ma volevo anche ascoltare dal punto di vista sportivo un commento. Siena ha vinto 3-1 sul campo di Castellana Grotte, prossimo avversario della Prisma. Ortona batte Cantù 3-0, a Santa Croce vittoria di Brescia per 3-0, Bergamo Mondovì 3-0, a Lago Negro la vittoria di Reggio Emilia per 3-0, 3-2 tra Cuneo e Prisma Taranto, gara che vedrete al termine di 100 Sport Magazine in differita. In classifica, seppur con tanti asterischi, in testa Ortona con 19 punti, 17 per Bergamo, 14 Cuneo, 12 Reggio Emilia, 11 Santa Croce, Prisma Taranto che conquista un punto, Brescia 10, 7 Siena, 6 Cantù, 4 Castellana, 3 per Lago Negro e Mondovì. Come la dobbiamo vedere questa gara? Ecco, questo 3-2, come lo incastoni? Se prima della gara avessimo pensato di prendere un punto a Cuneo, sicuramente non avremmo storto il muso, perché comunque Cuneo è una gran bella squadra. Come si è sviluppata invece la partita, sicuramente il rammarico è tanto, perché eravamo sopra di due set. Il primo set lo abbiamo veramente preso con una caparbietà incredibile dopo aver annullato tre set point. Il secondo set infatti è stato figlio del grande entusiasmo maturato dopo il primo. Purtroppo poi non siamo stati bravi a portare a casa la vittoria, comunque ci siamo. Noi credo che abbiamo sbagliato solo la partita di Bergamo, poi per il resto abbiamo dimostrato di essere una squadra che veramente può dire la sua in questo campionato, e i programmi restano sicuramente inalterati. È una stagione particolare, inutile nasconderlo, può capitare di tutto, tutto è il contrario di tutto, perché in piena emergenza veramente le partite sono imprevedibili contro chiunque. Vedi Castellana Grotta, Castellana ha costruito un organico per essere protagonista, invece si trova con pochi punti in classifica. Un altro aspetto che con te volevo analizzare: salviamo lo sport, questa iniziativa da parte non solo del volley, anche della Lega Pro, insomma, spiegacelo un po' in sintesi. Sì, ma il problema del volley, del basket, della Lega Pro è che, a differenza della Serie A e della Serie B di calcio, non abbiamo dietro i colossi televisivi, che ovviamente garantiscono introiti importanti. In piena emergenza si creano veramente delle situazioni critiche, a cominciare dalla mancanza di incassi per il pubblico, che almeno copre le spese correnti, per passare poi alla mancanza di sponsor, perché naturalmente quale azienda in un momento di aperta crisi economica investe nello sport senza avere la garanzia della presenza del pubblico, che ovviamente dà visibilità a chi investe pubblicitariamente.
è assolutamente necessario che lo Stato aiuti queste realtà, chiamiamole minori dal punto di vista mediatico, perché comunque poi svolgono un'opera sociale importantissima. E quindi questo consorzio nato con Salviamo lo Sport, il consorzio 4.0, il comitato 4.0, è veramente una spinta importante, speriamo, perché a livello governativo ci si renda conto che bisogna aiutare. Nessuno chiede il fondo perduto, nessuno chiede regali, aiutare anche con un finanziamento garantito, con un credito d'imposta reale, con immediata esecutività, perché quello che cosa è successo? Si era dato alla possibilità del credito d'imposta senza però poi emettere i decreti attuativi, quindi il credito d'imposta non è più stato utilizzato. È necessario appunto la spinta comune della Lega Pro di calcio, della Federazione Basket, del volley, per far capire al governo quanto sia importante il movimento sportivo in generale. E ci torneremo su questo argomento. Grazie a Lele Di Ponzio, avvocato, consigliere della Prisma Volley Taranto. Buona serata a Lele Di Ponzio, buona serata di sport, naturalmente continua su Studio 100 per quanto riguarda questa trasmissione. Andiamo a vedere le interviste post gara realizzate con l'aiuto del nostro Martino Vinci, che ringrazio, per quanto riguarda il Cus Ionico, che ha battuto 83-81 Nardone nella prima gara casalinga, 2 vittorie su 2 per la formazione rossoblù. Sentiamo coach Olive e Stanic e poi coach Carolillo e Dell'Uomo. Questi sono i 4 contributi montati da Alessandro Labriola. Diciamo che abbiamo fatto una partita dai 2 volti, i primi 15 minuti quasi perfetti dal punto di vista soprattutto difensivo, dove abbiamo eseguito ogni meccanismo che avevamo preparato in allenamento, con una buona anche circolazione di palla, perché se difendi bene di solito attacchi con tranquillità. Poi purtroppo quell'inizio così forse facile, troppo positivo da parte nostra, ci ha rilassato, e questo è ancora un limite probabilmente ancora di questo gruppo. Ci ha rilassato, abbiamo condotto una gara sempre sopra la doppia cifra, quindi pensavamo sempre di tenerla in controllo. Purtroppo questo è un gioco che non ti puoi permettere mai di rilassarti, non ti puoi permettere mai di non difendere duro, perché gli avversari contro di noi hanno voglia di giocare, hanno voglia di vincere, e sul finale abbiamo rischiato anche di farci sfuggire un'occasione. L'abbiamo risolta grazie a una giocata di Stanic, che si è inventato un canestro in mezzo alla difesa avversaria. Fortuna in questo caso a me ad avere un giocatore come Stanic. Si migliora in 2 modi: intanto mentale, quindi abbiamo bisogno di giocare. Purtroppo è la seconda gara, quindi prima volta che ci troviamo anche davanti a una situazione del genere, perché invece a Nardò siamo stati bravi a stare 40 minuti all'interno della gara. Quindi qua invece abbiamo avuto questi 2 aspetti, i primi 2 quarti giocati in un certo modo, terzo e quarto quarto dove abbiamo comunque avuto una mentalità diversa, soprattutto in difesa. Si risolve come? Giocando, e si risolve anche recuperando un giocatore come Tato, che nelle nostre rotazioni sicuramente è un giocatore importante. Comunque dalla prossima lui sarà schierato. Chiaro che i primi 3 quarti sono stati difficili, però sappiamo che Taranto era una squadra, forse una delle migliori di questo girone, se non la migliore almeno di questo gironcino a 8. Siamo riusciti a contenerli con la zona, perché con la difesa individuale soffrivamo tanto gli accoppiamenti. È chiaro che abbiamo provato a giocarcela fino alla fine, no? Alla fine ci resta la soddisfazione, tra virgolette, di essersela giocata fino all'ultimo tiro, perdendo allo scadere, e rammarico anche per aver regalato, tra virgolette, 3 quarti, però consci di quella che è la forza dell'avversario sicuramente. Si riparte da quello che di buono abbiamo fatto oggi, abbiamo fatto domenica scorsa. Sappiamo tutti, anche con la società, che ci manca sicuramente un giocatore nelle rotazioni, che stiamo cercando disperatamente, ma che ancora non riusciamo a trovare. Non vogliamo sprecare il colpo che possiamo sparare così tanto per, quindi cerchiamo un giocatore che ci dia una mano nelle rotazioni, però tutto sommato siamo soddisfatti anche di come è andata oggi, nonostante la sconfitta. L'abbiamo condotta per 30-35 minuti, l'ultimo periodo siamo malati, come ho detto prima, però importante 2 punti. La mia partita è stata mediocre, perché bassissime percentuali, anche i tiri che sono miei sono usciti, fa parte della pallacanestro, questo a volte entra, a volte no. L'importante è non perdere la concentrazione, perché più si andava avanti la partita diventava più fisica e più,
più viva, capito? Perché loro si stavano avvicinando, quindi sono stato bravo a non perdere la concentrazione e a mantenerla, perché anche gli ultimi due tiri prima dell'ultimo canestro sono stati creati bene, una tripla e l'altra che è uscita così, quindi sono tiri che faccio di solito, quindi, come ho detto prima, una partita mediocre, però c'è tante palle perse, banali, questo le devo evitare, però contento per la vittoria. Sicuramente bisogna ripartire dagli errori, perché nonostante Taranto sia comunque un'ottima squadra, non è normale giocare comunque con quella bassa intensità e con quello spirito. Quindi bisogna ripartire da là, capire cosa c'è che non è andato nei primi tre quarti e poi ripartire da quello che di buono c'è stato nel quarto quarto, quando siamo riusciti a riprendere la partita con una buona difesa e con qualche canestro in più rispetto alla prima frazione del gioco. Beh, sicuramente la voglia di vincere che abbiamo tutti, perché in ogni caso, pur sapendo di essere una squadra inferiore a livello di nomi, a livello comunque di giocatori, c'è sempre la voglia di fare bene e di vincere, e comunque vedere la squadra sotto di 20 non è mai bello, quindi ci siamo dati una carica a partire da Bini, il nostro miglior realizzatore, e si è visto poi in campo. Tra pochissimo sentiremo Carlo Maria Tosi della Lega Navale Taranto, parleremo anche degli sport del mare, della canoa in particolar modo, dovrebbe essere già in collegamento con noi, eccolo qui, buonasera Carlo Maria. Buonasera Tosi. A voi. Sì, allora. Sono qui in Lega Navale con i miei ragazzi, con le barche individuali per un motivo Covid, con il remergometri, ragazzi della Soci Lega Navale, che sono più belli loro da vedere che sottoscritto, che rema, sì, la bellezza del gesto dei ragazzi è un'educazione al proprio corpo nel mare e a usare une barche nell'avversità del mare, perché il mare non è sempre amico. Abbiamo anche la barca multipla perché sono due fidanzati, per cui gli è consentito, visto che sono fidanzati, è l'unica barca multipla che facciamo, se no sono tutte barche individuali. Giustamente la battuta in questo periodo per un po' sdrammatizzare quelle che sono le difficoltà del periodo del Covid, ma l'importanza degli sport del mare per Taranto, ribadito anche dall'amministrazione, ribadito anche da coloro che fanno sport d'acqua. Quanto è importante in questo momento per la città puntare su canoa e non solo? Allora, io faccio canottaggio sedile scorrevole, lo faccio da 24 anni con la scuola di Torino, sono nato qui a Taranto, sono tornato perché non potevo essere lontano da tutta questa bellezza, ed è un'educazione all'attività all'aria aperta. Lo slogan della mia prima società era uno sport immerso nella natura, fatto di poche parole e tanta generosità. Questo è canottaggio, per cui pensiamo in primis all'educazione del nostro corpo nella natura. Un'ultima domanda, per coloro che si vogliono avvicinare, come devono fare? Allora, ci si può avvicinare a tutte le età. Ci si può avvicinare anche diversamente abili, nessun problema, abbiamo i mezzi per farlo, addirittura anche i paraplegici, abbiamo alcune strutture per fare anche per loro. Contattare la Lega Navale, trovare i numeri su web, oppure anche sui social, trovare Rowing Club Taranto, di cui io sono allenatore e presidente. È una SD che già fa gare a livello nazionale, ma vuole che Taranto cresca ulteriormente. Grazie a Carlo Maria 40 Tosi della Lega Navale Taranto per il suo contributo a 100 Sport Magazine. Grazie tante. Prego.
e buono naturalmente il lavoro. E vi do i risultati di basket in conclusione, dovevamo dare, riguardanti la Serie B. Monopoli che cade in casa contro Catanzaro per 81-65, Nardò che si impone contro la Viola Reggio Calabria per 81-59, la vittoria sempre fuori casa di Bisceglie sul campo di Ruvo 60-46, l'unica vittoria interna è quella di Taranto contro Molfetta per 83-81. In classifica Taranto, Bisceglie, Ruvo 4 punti, Nardò, Molfetta, Reggio Calabria, Catanzaro 2 punti, Monopoli 0. Ricordiamo che questo è un mini girone del campionato di Serie B, girone D2. Grazie a Roberto Ingenito e Alessandro Labriola, e dopo la sigla la possibilità di poter vedere la differita di Cuneo Prisma Taranto. Lo sport e il volley in questo caso continua su Studio 100. Grazie a tutti quanti voi, buon proseguimento di serata.